Ciao ragazzi, è da un po' che non faccio video del genere, primo perché ho avuto da fare e secondo perché sono stata impegnata, come sapete, con lo speciale Natale, poi dovrò fare anche lo speciale Capodanno, quindi messo da parte un po' video del genere. Premetto che non sono una psicologa, quindi quello che dirò in questo video prendetelo con le pinze, però in passato avendo avuto a che fare con diversi narcisisti, ormai un'idea me la sono fatta. E praticamente ci sono state delle persone che mi hanno fatto delle domande alle quali io dovrò rispondere, quindi ho fatto un video appunto di proposito. Di proposito perché mi è stato appunto chiesto. La prima domanda è: come viene smascherato un narcisista? In realtà il narcisista non viene smascherato. Non è che vai là, lo metti alla prova? No, assolutamente no. Il narcisista presenta delle caratteristiche, tipo che sono pieni di sé, che non gli importa niente di voi, che non hanno l'empatia, che sono presuntuosi. E il narcisista, come sapete, può essere anche manipolatore, quindi se c'è anche quello, ancora peggio, vi fanno sentire in colpa, cioè basta studiare appunto la strategia del narcisista. E il narcisista di solito si presenta a noi come una persona debole e all'inizio ci riempie di regali attenzioni. Quindi chi ha studiato, mettiamo il narcisista, sa che se sta frequentando una persona che ha più o meno queste caratteristiche, molto probabilmente quella persona è un narcisista. Quindi non ha bisogno di essere smascherato, assolutamente. Basta studiare le caratteristiche, è tanto evidente, no? Seconda domanda che mi è stata chiesta, il narcisista sa di esserlo? Sì. Sembra assurdo, ma è così. Il narcisista sa di essere un narcisista, però la sua malattia non lo consente, diciamo, di amare davvero una persona. Cioè lui sa di essere un narcisista, ma non è un qualcosa che fa di proposito. Terza domanda. Perché torna? Allora, come sapete, perché ve l'avevo detto nei video precedenti, attinente all'argomento, i narcisisti hanno tre fasi. La prima fase, quella di durazione, regali, attenzioni. Seconda fase, la denigrazione, quindi partono le offese e tutto. E la terza fase c'è lo scarto, cioè vi mollano con una scusa, se ne vanno con una scusa, con mille scuse. Però i narcisisti tornano anche. Perché tornano? Tornano per due motivi. Il primo motivo è che tornano per vedere come vi hanno distrutti, perché comunque, cioè, ricordare, mettiamo, una persona che ci riempiva di regali e attenzioni e poi ricordarsela nell'ultimo periodo in cui non servivamo più a nulla fa male al nostro cuore. E quindi torna per vedere come ci hanno distrutto e anche per un altro motivo, cioè se nel frattempo loro non hanno trovato di meglio, torneranno alla vecchia preda, affinché si ripeta la storia precedente, cioè la comincerà a riempirla di regali, poi arriva la sua valutazione e poi lo scarto, però questo in un tempo ridotto della metà. Come la vittima del narcisista? Allora, non è un caso che ci sono certe persone che hanno avuto a che fare con narcisisti e altre persone che invece non gli è mai capitato. E qua non c'entra la fortuna o la sfortuna. Qua c'entra anche come siamo noi. Perché
Perché il narcisista si nutre di persone. Allora, il narcisista di solito è un uomo, però possono essere anche le donne. Però, siccome di solito è un uomo, faccio l'esempio. Mettiamo, il nostro uomo è narcisista. Va a cercare, mettiamo, la sua preda. La preda non può essere una leonessa, per dire, ma deve essere una pecora. Cioè una persona insicura, una persona che si fa sottomettere, una persona, diciamo, piena di pregiudizi su se stessa. Ma io non sono brava, io così, cioè, non crede in se stessa. E il narcisista, quello, è pane per i suoi denti. E chiaramente si metterà a corteggiare sta ragazza, perché giustamente si rende conto, ecco, questa è la mia prossima preda. Però una donna sicura di sé, una donna sicura di sé, queste cose non le succedono, perché il narcisista non ci va proprio da queste donne. Cioè non ci va, è una sua natura, che si deve nutrire di sentimenti di ragazze troppo buone, tra virgolette. L'ultima domanda che mi è stata fatta è: come ci liberiamo del narcisista? Allora, questa domanda è difficile da rispondere, perché il narcisista, essendo una persona che fa vivere un amore malato, è difficile appunto liberarsene, come ti liberi di una persona che tu hai amato, poi ti rendi conto che non c'è più amore e quindi te ne liberi, perché in questo caso si tratta di un rapporto sano, ma in quest'altro caso è un rapporto malato, quindi è difficile liberarsene. Però ci sono due strategie. La prima è quella che comunque tu, di punto in bianco, dici al tuo fidanzato o alla tua fidanzata, comunque al narcisista: dobbiamo parlare. Guarda, sono successe delle cose, vorrei chiudere la relazione. Giustamente l'altra persona, anche se magari sta male, vabbè che i narcisisti non stanno male, però mettiamo che sta male, finge di star male tutto quanto, diciamo che l'altra persona non può, ecco, obbligarvi in nessun modo di restare in una storia infelice. Vi può riconquistare magari con un bel mazzo di fiori, però poi alla fine siete voi che dovete scegliere. E occhio ai ricatti emotivi, perché spesse volte i narcisisti lo fanno, si servono anche su quello, tipo, ah, io adesso mi vado ad ammazzare. Attenzione, perché di solito chi si vuole ammazzare lo fa e basta, non minaccia. Quindi questo è un bel ricatto emotivo. La seconda cosa che si potrebbe fare per liberarsi di un narcisista è diventare, cercare di fortificarsi. Perché il narcisista, come dicevo prima, si serve delle donne o in generale anche gli uomini possono essere deboli, possono essere prede. In generale si servono dei deboli, diciamo così. Però se voi fate un lavoro su voi stesse o su voi stessi e cercate di modificare qualcosa del vostro carattere che attira queste persone, alla fine voi sapete tenere testa narcisista e diventerete in un certo senso narcisisti pure voi. Cioè, in un certo senso, non so se mi sono spiegata, cioè nel senso farete peggio del narcisista stesso. E lì lui dice: ma io qua che ci sto a fare? Mi vado a cercare un'altra persona debole, ma non vado certo a cercare questa qua, se mo è diventata forte, addirittura peggio di me. E questo è quanto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, dovete iscrivervi al canale, perché non ha senso che guardate i miei video senza essere iscritti. E ci rivediamo alla prossima.